In questo video realizzato da noi ragazzi andremo a trattare un argomento di grande attualità che ha fermato il mondo, la pandemia causata da SARS-CoV-2. Insieme alla nostra prof di scienze siamo riusciti a realizzare un lavoro rispondendo a una serie di domande di Covid-19. All'inizio spiegheremo la differenza tra virus e batterio, organismi responsabili di diverse patologie dell'uomo. Questi due termini molto spesso vengono utilizzati in maniera confusionaria e a volte erroneamente anche come sinonimi. Ma qual è la differenza tra questi due organismi? Nel video risponderemo a questa domanda e non solo, ci soffermeremo su una serie di domande riguardo il Covid-19. Tutti gli esseri viventi, in base alle loro caratteristiche, sono stati raggruppati in cinque regni: regno delle monere, regno dei protisti, regno dei funghi, regno delle piante e regno degli animali. Le monere appartengono a altri due gruppi di organismi, gli archeobatteri e gli eubatteri. Entrambi i gruppi sono formati da cellule procariotiche, pertanto tali organismi sono definiti procarioti. Gli archeobatteri sono gli organismi unicellulari procarioti più primitivi. Questi riescono a sopravvivere negli ambienti più inospitali del nostro pianeta. Ad esempio, abbiamo i termofili che sopravvivono a temperature elevatissime che superano anche i 100 gradi. Abbiamo i criofili che sopravvivono a temperature molto basse, inferiori anche a meno 10 gradi. Poi abbiamo gli acidofili che sopravvivono in ambienti molto acidi. E infine abbiamo gli alofili che sopravvivono in ambienti ad elevata salinità. Gli eubatteri invece, al contrario, possono sopravvivere solo al crearsi di condizioni favorevoli. I batteri sono dotati di una parete cellulare, la quale protegge la membrana sottostante. Nei procarioti però non è presente il nucleo, quindi il DNA viaggia tranquillamente nel citoplasma sotto forma di unico cromosoma. Inoltre abbiamo dei batteri, i quali hanno la possibilità di muoversi tramite dei corpi chiamati flagelli. Le dimensioni dei batteri sono minuscole, microscopiche, infatti sono più o meno intorno ai alcuni millesimi di millimetri. I batteri possono assumere diverse forme, come i cocchi, che hanno come forma sferica, e si possono trovare sia in singole cellule che in gruppi, detti anche aggregati. Questi aggregati assumono il nome di diplococci, se questo gruppo è formato da due cocchi, streptococci, se formano una catena, e stafilococci, se questo gruppo forma un grappolo. Poi ci sono i bastoncelli, che hanno come forma bastoncino, gli spirilli, che formano una spirale, e i vibrioni che formano una virgola. I batteri in genere si riproducono per via asessuata, che permette alle cellule madre di scindersi in due cellule che sono praticamente identiche alla cellula madre. La riproduzione batterica si divide in due fasi distinte. La prima, che è l'incremento delle dimensioni del batterio e si sintetizza e sviluppa altre strutture cellulari. La seconda, invece, che è la divisione della cellula madre per dare due cellule figlie. I batteri sono caratterizzati da tipi di metabolismo adattati alle diverse condizioni ambientali. A seconda se vivono in presenza o in assenza di ossigeno, si distinguono in aerobi, cioè che vivono solo in presenza di ossigeno, anaerobi obbligati, che vivono in assenza di ossigeno, e anaerobi facoltativi, che possono vivere sia in presenza sia in assenza di ossigeno. I batteri si distinguono anche in base a come si ricavano l'energia e il carbonio in autotrofi ed eterotrofi. Gli organismi procariota-autotrofi possono sintetizzare le molecole organiche a partire da quelle inorganiche, ad esempio l'anidride carbonica. I batteri che ricavano l'energia dal sole vengono detti fotoautotrofi. I chemiautotrofi invece sono quei batteri che ricavano l'energia da reazioni chimiche. I batteri eterotrofi, come gli animali, ricavano l'energia da molecole organiche già sintetizzate. La stragrande maggioranza dei batteri presenti sul nostro pianeta non sono nocivi per l'uomo e anche quelli che vivono a contatto con il nostro corpo svolgono normalmente delle funzioni per noi essenziali. La maggior parte dei batteri sulla Terra non è pericolosa per la specie umana,
Anzi, molti di essi svolgono funzioni che per noi sono essenziali. Questi sono detti batteri utili, quelli più importanti di cui l'uomo si serve sono batteri lattici, usati nell'industria alimentare per la fermentazione del latte o la creazione di lievito, i cianobatteri, che creano ossigeno, i batteri che depurano le acque e che quindi aiutano alla salvaguardia dell'ambiente, il nostro stesso corpo confine dei batteri buoni. Per la flora intestinale ce ne sono circa 300-500 specie diverse. La maggior parte di essi si trova nel colon. Questa flora batterica ha moltissime funzioni, tra cui la produzione della vitamina K o della vitamina B12, la capacità di proteggerci da microorganismi nocivi e quella di estrarre le sostanze nutritive dal cibo che mangiamo. Come detto in precedenza, alcuni batteri possono essere dannosi per noi e causare malattie come la salmonellosi, la lebbra, la polmonite, eccetera. La cura per combattere i batteri cattivi è l'antibiotico che cura e previene le infezioni batteriche e deve essere prescritto da un medico. Gli antibiotici. Gli antibiotici sono sostanze chimiche prodotte da microrganismi, muffe e batteri o prodotti per sintesi utilizzati per curare o prevenire le infezioni causate da batteri. Sono in grado di uccidere i batteri stessi e di prevenire la loro moltiplicazione e diffusione all'interno dell'organismo e la trasmissione ad altre persone. Gli antibiotici non sono efficaci contro le infezioni virali, quali il raffreddore, l'influenza e alcuni tipi di tosse e mal di gola. In caso di infezioni non grave causate da batteri, non è necessario ricorrere subito agli antibiotici, poiché il nostro sistema immunitario è, nella maggior parte dei casi, in grado di risolverle automaticamente. È fondamentale che gli antibiotici siano prescritti dal medico al fine di prevenire lo sviluppo dell'antibiotico resistenza, fenomeno che rende i batteri insensibili all'azione degli antibiotici, danneggiando così non solo la persona che li assume in quel momento, poiché li rende inefficaci, ma anche tutti coloro che in futuro saranno contagiati da quei batteri divenuti resistenti agli antibiotici. I virus sono dei microrganismi di piccola dimensione. Il loro nome significa tossina o veleno perché molti di essi possono generare degli effetti dannosi nell'organismo che vanno ad infettare. La loro definizione più adatta sarebbe quella di entità biologiche con caratteristiche intermedie tra la materia non vivente e degli organismi viventi. Essi sono acellulari, quindi sono privi di citoplasma oppure di dispositivi metabolici e si riproducono solo grazie alla cellula che li sta ospitando, utilizzando i suoi organelli. E per questa ragione vengono detti parassiti obbligati. Non bisogna assolutamente confondere i virus con i batteri, perché sono due cose completamente diverse. I primi sono molto più piccoli e non sono viventi, al contrario dei batteri, che inoltre si riproducono autonomamente. E proprio per le loro svariate differenze, quando infettano gli umani bisogna trattarli in maniera diversa. I batteri vengono combattuti con gli antibiotici, mentre per quanto riguarda i virus lo vedremo tra poco. Andiamo adesso ad analizzare la struttura di un virus, prendendone uno base come esempio. L'acido nucleico DNA oppure RNA costituisce il materiale genetico presente in tutti i virus ed è essenziale alla riproduzione degli stessi. Questo è protetto da un involucro proteico chiamato capside. Molti virus, inoltre, posseggono un ulteriore rivestimento, ovvero il pericapside. Infine, sulla sua superficie esterna troviamo delle proteine superficiali, come possiamo vedere in foto, che permettono al virus di attaccarsi agli organismi ospitanti. Per quanto riguarda le caratteristiche del genoma virale, troviamo diversi tipi di acidi nucleici. L'RNA può essere a singolo filamento, a doppio filamento oppure a singolo filamento segmentato. Il DNA invece può essere lineare a singolo filamento, circolare a singolo filamento, circolare a doppio filamento o lineare a doppio filamento, ma può essere anche a doppio filamento con ciascuna estremità saldata covalentemente. Per quanto riguarda invece il ciclo di replicazione di questi parassiti obbligati, come già accennato in precedenza, i virus usano gli organelli oppure le strutture delle cellule che li ospitano e potremmo riassumere il loro ciclo di replicazione in quattro diverse fasi. Per prima cosa il virus si fissa nella cellula, poi penetra nella sua membrana e inietta l'acido nucleico nel citoplasma di quest'ultima. L'acido nucleico virale si replica sfruttando i meccanismi della cellula infetta. Le nuove molecole di acido nucleico vengono inserite nelle nuove particelle virali e poi i nuovi virus si liberano per distruzione dalla cellula ospite.
i virus possono essere responsabili di gravi patologie in organismi appartenenti a tutti i regni viventi. E sono infatti i virus che attaccano i batteri, i funghi, le piante e gli animali, e uomo compreso. I virus non sono batteri, motivo per cui gli antibiotici sono inefficaci contro le infezioni virali, però alcuni vaccini offrono una buona protezione. Esistono poi inoltre farmaci antivirali che sono però lesivi sia per il virus che per la cellula. Alcune delle patologie virali sono ad esempio il raffreddore, che avviene per il contagio per via aerea e come sintomi l'infezione dell'apparato respiratorio, oppure l'influenza, che anch'essa avviene per via aerea e ha come sintomi tosse, febbre, dolori e disturbi intestinali. Troviamo poi anche l'herpes, ad esempio, che colpisce le mucose e i nervi, oppure il morbillo, che avviene il contagio anche per via aerea e ha come sintomi febbre ed eritema sul corpo. L'immunizzazione è il processo con il quale il sistema immunitario di un individuo o di un animale diventa invulnerabile ad un agente patogeno. E l'immunizzazione a lungo termine si può sviluppare mediante l'esposizione al patogeno naturale o mediante la somministrazione di un vaccino. I vaccini tradizionali possono contenere virus o batteri attenuati, ovvero che hanno la capacità di riprodursi nel nostro organismo, ma non quella di diffondere la malattia. Virus o batteri inattivi, ovvero morti, virus o batteri disgregati, oppure componenti purificate da preparazioni di virus o batteri. E l'immunità di gregge è un fenomeno che consiste nella vaccinazione della gran parte della popolazione. Infatti, se gran parte della popolazione fosse vaccinata, il virus avrebbe un'azione di contagio limitata, in quanto non può infettare tutte le persone. E esistono due tipi di immunità, ovvero attiva e passiva. L'immunità attiva è generata dalle infezioni naturali o dalle vaccinazioni, mentre l'immunità passiva si ottiene grazie al trasferimento di anticorpi da un individuo immune ad uno non immune. La vaccinazione è l'emblema del detto prevenire è meglio che curare. Infatti la sua azione immunizza l'individuo ancora prima che il virus lo attacchi. E questa immunizzazione a lungo termine avviene con l'iniezione di virus o batteri attenuati, inattivati oppure disgregati, ma anche di componenti di virus e batteri appunto purificati. Quindi queste sostanze sono ormai innocue, ma sono trattate comunque come estranee dal nostro corpo, che cercherà un metodo per distruggerle e le nostre cellule memoria immagazzineranno le informazioni in caso di contagio. Per quanto riguarda il coronavirus, questo virus che sta affliggendo tutto il mondo, lascio la parola ai miei compagni che vi illustreranno la sua storia e tutte le sue caratteristiche. A 17 anni dall'epidemia di SARS, un nuovo coronavirus tiene le autorità sanitarie di tutto il mondo con il fiato sospeso. Si tratta del coronavirus SARS-CoV-2. I primi casi di Covid-19 sono stati registrati in Cina, Wuhan, il 31 dicembre 2019, dove si pensa che il focolaio abbia avuto origine. A fine gennaio non si sapeva ancora da dove si fosse evoluto, ma le autorità cinesi dicevano che la trasmissione poteva avvenire da uomo a uomo. Questo ha spinto il governo ad avviare delle misure di contenimento a Wuhan e ad altre città dove si stava espandendo. I casi che vennero registrati in altri paesi erano tutti importati. Inoltre l'andamento dell'epidemia sembrava rimanere solo in Cina e in altri paesi limitrofi. Il 30 gennaio del 2020, infezione da SARS-CoV-2 è stata dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità un'emergenza di pubblica sicurezza di rilevanza internazionale. Il virus SARS-CoV-2 appartiene al genere dei coronavirus, un gruppo di virus a RNA di cui fanno parte anche il virus della SARS e della MERS. Rispettivamente responsabili di epidemie in Cina nel 2003 e in Medio Oriente nel 2012. I coronavirus sono naturalmente presenti nei pipistrelli, dai quali il virus può passare anche ad altri mammiferi. Questo salto di specie avviene grazie a una modifica nel patrimonio genetico del virus, che lo rende in grado di infettare nuove specie animali, compreso l'uomo. Questo tipo di eventi è comune nel caso dei virus a RNA, come i coronavirus, che hanno un tasso di mutazione molto elevato.
Quando duplica il suo genoma, il virus commette numerosi errori, producendo così genomi molto variabili e virus, capaci di infettare cellule di specie diverse rispetto a quella di origine. I virus a RNA tendono a mutare molto velocemente e in più occasioni sono stati l'origine di epidemie e pandemie anche nell'uomo. Può accadere che un virus effettui il salto di specie, cioè incrementi il suo bacino di infezione, aumentando le sue capacità di duplicazione, infettando poi altre specie. Studiando il genoma del SARS-CoV-2 è emerso che è molto simile a quello della SARS del 2002. Successivamente il nuovo coronavirus è stato confrontato con altri ed è emerso che il virus infetta gli umani a causa degli adattamenti che hanno modificato il recettore virale e grazie alle caratteristiche del suo genoma si possono fare ipotesi sulla sua origine. Confrontando il recettore virale del nuovo coronavirus con altri, si è capito che si lega, come il virus della SARS, al recettore umano ACE2. Grazie invece all'analisi del genoma del SARS-CoV-2, è emerso che è molto simile al coronavirus che infetta i pipistrelli. Invece, analizzando il recettore virale sempre del nuovo coronavirus, è emerso che è molto simile al coronavirus che infetta i pangolini. Da queste scoperte si è ipotizzato che magari il virus che infetta i pipistrelli e quello che infetta i pangolini si siano incontrati nello stesso ospite e si siano scambiati parte del genoma. Il virus SARS-CoV-2 sta mutando? Questo virus, che è appunto quello che causa il coronavirus, non sta mutando significativamente, lo dimostrano gli studi effettuati sul genoma estratto dai pazienti infetti. Questo significa che una volta pronto il vaccino potrebbe essere efficace per diversi anni. Normalmente ci si aspetta che i virus mutino nel tempo, ma questo in particolare ha subito un cambiamento minimo dallo scoppio della pandemia. Cosa ha innescato l'emergenza coronavirus in Italia? La diffusione dell'epidemia del coronavirus in Italia ha innescato una crisi senza precedenti che ci sta appunto esponendo a una prova durissima. La necessità di contenere il contagio ci sta costringendo a misurarci con delle nuove condizioni di vita e ha questo soprattutto un impatto negativo sull'intero sistema produttivo delle imprese, delle famiglie, ma anche dei lavoratori. Il virus si diffonde attraverso colpi di tosse o starnuti che spargono nell'aria delle goccioline infette. Il periodo di incubazione è stato stimato tra i 2 e i 14 giorni. Il problema è che molto spesso il virus si manifesta in maniera sintomatica, quindi il contagio potrebbe essere facilitato. Per capire se una persona è stata contagiata, indipendentemente dalla presenza di sintomi specifici, bisogna eseguire un tampone faringeo. La procedura è la seguente. Con un bastoncino, ovvero una sorta di cotton fioc, viene estratto un campione di saliva dalla faringe del paziente, che verrà poi in seguito analizzato. Per verificare la presenza del virus avvengono molti passaggi. Inizialmente il campione prelevato viene trattato con dei detergenti per inattivare il virus ed evitare il contagio degli operatori. Poi viene estratto il genoma virale a RNA. Questa fase permette di amplificare l'RNA presente nel campione. Se il tampone è positivo, il laboratorio di analisi procede con ulteriori indagini molecolari. Se i pazienti risultano positivi, possono rimanere in quarantena nella propria abitazione oppure essere ricoverati in delle strutture ospedaliere. Se il tampone invece è negativo, viene ripetuto il tampone per limitare il rischio di falsi negativi. I test diagnostici brevettati e utilizzati fino ad adesso non si basano che su tamponi e sulla ricerca di tracce del genoma virale. I test in questione sono stati somministrati solamente ad alcune persone. Quelle che manifestavano sintomi di palese malessere e gli individui che sono stati a contatto con tutte quelle persone che si sono rivelate poi infette. In realtà, per avere una stima più realistica e un quadro generale più obiettivo delle persone infette, si dovrebbero includere molti più individui, in quanto gli asintomatici potrebbero infettare chi li circonda.
Per di più si dovrebbero includere anche le persone già guarite e nello specifico quelle che hanno contratto il virus in maniera lieve o del tutto asintomatica. A questo proposito, gli svariati laboratori stanno mettendo a punto i cosiddetti test sierologici, che non sono altro che dei kit per rilevare in maniera semplice, rapida e sicura la presenza nel sangue di specifici anticorpi che servono per debellare questo coronavirus. Che cosa vanno a rintracciare fondamentalmente? Due tipi di immunoglobuline, che sarebbero gli anticorpi, le IgM e le IgG. Il nostro sistema immunitario sfrutta a nostro vantaggio questo secondo tipo di immunoglobuline, in modo tale da garantire un'adeguata protezione nel caso di una seconda infezione da parte dello stesso virus. Questo fenomeno si chiama memoria immunitaria e può variare partendo da un tempo limitato fino ad arrivare a tutta la vita. Nel nostro caso, nel caso del coronavirus, non si sa ancora, ma una cosa è certa. Grazie agli studi approfonditi e ai reiterati test sierologici arriveremo a capire per quanto effettivamente una persona guarita sarà coperta. Considerando una persona asintomatica, abbiamo quattro diversi tipi di risultati che possiamo ottenere da un test sierologico e che indubbiamente ci mettono, ci forniscono delle informazioni riguardo all'andamento della malattia. I test sierologici vanno alla ricerca di due tipi di immunoglobine, le IgM, che si formano nelle fasi precoci della malattia e scompaiono qualche settimana dopo la guarigione, e le IgG, che emergono solo in un secondo tempo. Se nel sangue sono presenti solo IgM, è probabile che la persona si trovi in una fase precoce della malattia. Se invece sono presenti sia IgM sia IgG, la persona è in una fase intermedia dell'infezione. Se sono presenti solo IgG, la persona si trova in una fase molto avanzata della malattia. Se IgM e IgG sono del tutto assenti, la persona non presenta anticorpi, quindi non ha contratto l'infezione. In ognuno di questi casi, per confermare se la persona è positiva o meno, è necessario effettuare un tampone. Quali sono i rischi per la salute? Le persone anziane e quelle con patologie preesistenti, come ipertensione arteriosa, problemi cardiaci o diabete, e i pazienti immunodepressi hanno maggior probabilità di sviluppare forme gravi di malattie. Per limitare il rischio di contagio bisogna lavarsi spesso le mani con acqua e sapone e anche usando le soluzioni a base alcolica. Poi bisogna evitare di toccarsi naso, bocca e occhi con le mani. E bisogna evitare di abbracci o strette di mano. Bisogna evitare anche tutti i contatti ravvicinati. Bisogna tenere almeno la distanza di un metro dagli altri. L'infezione da coronavirus provoca sintomi analoghi a quelli riscontrabili in un semplice raffreddore o in un'influenza stagionale. In circa il 19% dei casi però si presentano dei sintomi respiratori gravi e il tasso di letalità sarebbe superiore per gli anziani, per le persone immunodepresse o per quelle affette da malattie croniche respiratorie e cardiocircolatorie. Il tasso di letalità, perennemente in evoluzione, dipende perciò da due fattori. In primo luogo, sappiamo che si calcola in base al totale dei casi positivi, i quali saranno sicuramente molto di più rispetto a quello che ci mostrano i grafici. Ricordiamoci che i tamponi includono solamente le persone che presentano sintomi palesi, mentre lasciano fuori gli asintomatici, ovvero quelle persone che non presentano alcun sintomo, e i paugi sintomatici, ovvero quelle persone che presentano dei sintomi lievi. In secondo luogo, l'età, intesa come un fattore di rischio. Infatti l'Italia è soggetta ad una situazione di maggiore fragilità.
in quanto fra tutti i paesi dell'Europa è quella che presenta una maggior percentuale di persone al di sopra dei 65 anni. Con questo non vogliamo dire che i giovani sono resistenti al contagio. Tramite dati certi sappiamo che nessuna fascia d'età è immune al contagio. Però i giovani presentano nella maggior parte dei casi sintomi lievi, ma sono ugualmente contagiosi, visto che statisticamente parlando gli anziani sono la fascia d'età più a rischio e per questo devono essere protetti. All'inizio dell'epidemia di Covid-19, i dati suggerivano che la trasmissione del virus avvenisse da parte di persone con sintomi evidenti. Tuttavia, con il progredire dell'emergenza, ci si è resi conto che anche persone con sintomi lievi o del tutto assenti, gli asintomatici, possono risultare positive al virus e come tali essere contagiosi. Sono state perciò avviate una serie di indagini epidemiologiche. Tra questi studi ha avuto grande risalto l'indagine condotta sulla popolazione di Vo, il paese che, insieme a Codogno, è stato teatro dei primi focolai italiani riconosciuti a fine febbraio. I ricercatori sono riusciti a ottenere nuovi dati rilevanti riguardo agli asintomatici. Infatti, sono rimasti colpiti dall'elevata percentuale di persone che, pur risultando positive al test, non manifestavano nessun tipo di sintomo. Dunque, è da rivalutare il ruolo degli asintomatici, che costituiscono i casi più problematici. Queste persone, infatti, non sapendo di essere infette, possono trasmettere e far circolare il virus, rendendo più difficile interrompere la catena del contagio. È necessaria la collaborazione di tutti noi cittadini per limitare i contagi. Infatti, il governo ci ha invitato a attuare una serie di misure preventive e cautelative. Da quando l'epidemia da Covid-19 è diventata una pandemia, le misure protettive per ridurre al minimo il contagio non sono mai state più necessarie. Non solo il personale sanitario, ma tutti i cittadini sono chiamati a rispettare tali misure di prevenzione, tra le quali vi è anche l'indicazione all'uso delle mascherine. Il dibattito su quando utilizzare questi dispositivi è ancora oggi molto acceso. Ad esempio, l'Organizzazione Mondiale della Sanità continua a dire che non servono se non in casi specifici, a differenza invece della regione Lombardia che dispone l'obbligo di proteggersi sempre con mascherine o altro quando si esce di casa. Però per essere certi di usare al meglio le nostre mascherine e di non invalidarne l'efficacia, dobbiamo sapere come usarle, quando utilizzarle e infine come smaltirle. Prima di indossarla dobbiamo sempre lavare le mani per bene circa 40 secondi con acqua e sapone oppure disinfettarle con una soluzione idroalcolica. Una volta effettuata questa operazione igienica, indossiamo la mascherina facendo attenzione ad applicare il lato interno nel verso corretto e soprattutto coprendo sia bocca che naso. A questo punto possiamo uscire, ma dobbiamo fare attenzione a non toccare o rimuovere la mascherina finché non rientriamo in casa. Per toglierla dobbiamo appunto evitare di toccare la parte centrale, ovvero quella a contatto con naso e bocca, e toglierla da dietro, slacciarla, se appunto agganciata alle orecchie o alla nuca, e infine buttarla, gettarla in un contenitore della raccolta indifferenziata. L'utilizzo delle mascherine è una misura di prevenzione per evitare la diffusione di malattie respiratorie, tra cui anche il coronavirus. Il principio alla base dell'utilizzo di queste mascherine appunto è quello di creare una barriera fisica che appunto sia capace di ostacolare il passaggio di goccioline di saliva nell'ambiente circostante. Troviamo diversi tipi di mascherine con diversi livelli di protezione. Alla base troviamo le mascherine chirurgiche, che sono anche le più comuni. Troviamo poi le FFP2 e le FFP3 con valvola, che danno una protezione maggiore rispetto alle mascherine chirurgiche, però non limitano la diffusione del virus nell'ambiente circostante. E poi la protezione massima si ha con le mascherine FFP2 e FFP3 senza valvola, che appunto riescono a dare una buona protezione e anche ad evitare di rilasciare il virus nell'ambiente. E poi ci sono le cosiddette protezioni fedate, come l'uso di foulard o di sciarpe, che sono sconsigliate perché in realtà questi tessuti non hanno un... Penso che l'uso di queste mascherine sia importante da rispettare, poiché se usate correttamente non fanno sicuramente male a nessuno. Per quanto invece riguarda la sopravvivenza del coronavirus nell'ambiente, dobbiamo sapere che il cosiddetto SARS-CoV-2 riesce a resistere fino a 3 giorni su alcune superfici, anche se già nelle prime ore perde buona parte della sua carica infettiva.
Di fronte al coronavirus non siamo tutti vulnerabili in uguali misure. Alcuni dati pubblicati da alcuni studiosi ci dicono che il Covid-19 non deve essere sottovalutato, in particolar modo per quanto concerne alcune categorie di persone maggiormente a rischio di compromissioni serie per la loro salute. Altri dati sembrano suggerirci che un peggioramento di sintomi si riscontri soprattutto negli uomini. Queste osservazioni potrebbero dipendere da alcuni fattori ambientali, comportamentali e anche genetici. Quando sopravvive un virus nell'ambiente, tutti i virus per sopravvivere hanno bisogno di un organismo su cui riprodursi. Il periodo di sopravvivenza dipende dal tipo di virus e dalle condizioni ambientali. Nel caso del coronavirus non sappiamo molte informazioni, ma sappiamo che questo virus resta attivo fino alla durata di 9 giorni. In più, questo virus è sensibile a disinfettanti a base di etanolo. Quindi le autorità sanitarie ci consigliano di attuare una sanificazione. Per quanto riguarda la durata stagionale di questa infezione, i dati non ci permettono di fare ulteriori previsioni. Non sappiamo per certo se questo virus se ne andrà con l'arrivo delle belle stagioni o se si comporterà come altri virus stagionali. E quindi è difficile fare previsioni sulla base dei dati attuali. Possiamo dire che al momento non esistono farmaci specifici per curarla, ma questa viene trattata con antivirali contro i virus. Al giorno d'oggi si stanno sperimentando ovviamente altri tipi di farmaci per alleviare i sintomi del paziente, che sono già stati, questi farmaci sono già stati utilizzati per guarire altre malattie, in questo caso l'HIV e l'Ebola. Con quale farmaci si può curare l'infezione da SARS-CoV-2? Con il Remdesivir, ovvero un farmaco antivirale sperimentato in precedenza con risultati insoddisfacenti per il trattamento dell'Ebola. Con la combinazione Lopiravir-Ritonavir, usata per il trattamento dell'HIV, e con la clorochina e l'idrossiclorochina, farmaci usati contro la malaria e l'artrite reumatoide. La sieroterapia consiste nell'isolare dal siero di persone convalescenti gli anticorpi anti-SARS-CoV-2 per poi infonderli a persone già infette o a rischio di contrarre la malattia. Gli anticorpi per la sieroterapia si ottengono estraendo il plasma di persone convalescenti. Il plasma è la parte liquida del sangue. Questa è una procedura che conferisce una protezione immunitaria molto rapida, ma non duratura, che tuttavia permette di evitare in alcuni casi l'infezione di persone esposte al rischio di contagio o di alleviare i sintomi della malattia. Allora, la parte esterna del guscio è ricoperta da proteine spike che svolgono appunto la funzione di recettore vitale. Conoscere il recettore vitale è uno dei, diciamo, dei primi passi per andare appunto a studiare il meccanismo patogenetico di un virus. Infatti, questa è un'informazione che può andare a prevedere appunto quali organi o comunque quali apparati saranno appunto attaccati dal virus. L'alto tasso di letalità del coronavirus in Italia è fortemente legato al fatto che la nostra popolazione sia molto più anziana rispetto ad altre popolazioni nel mondo. Ciò comporta che questa fascia di popolazione, sia già affetta da altre malattie più o meno gravi. Per questo il coronavirus, risulta più letale in Italia che in altri stati. Il 31 dicembre 2019 il coronavirus ha fatto la sua prima entrata in Cina, a Wuhan, dando il via a quella che, nel giro di poche settimane, sarebbe diventata un'epidemia. È bastata una sola persona rientrata dalla Cina per contagiare migliaia di persone in Europa. Il governo ha dichiarato varie città d'Italia zona rossa e, il 9 marzo 2020, ha emesso un nuovo decreto, estendendo la cosiddetta zona rossa a tutta Italia, diventato oramai principale focolaio europeo. Provvedimenti sempre più stringenti sono stati presi in seguito alla propagazione del coronavirus su tutto il territorio nazionale. Con la chiusura dei centri pubblici è stata ordinata anche la sospensione delle attività didattiche fino alla fine dell'anno scolastico in tutta Italia. Passati circa 2 mesi dalla chiusura totale, il 4 maggio il governo ha emanato delle ordinanze per rilanciare l'economia nazionale e per permetterci di incontrare i nostri congiunti, dandoci così un barlume di speranza.
Dal 18 maggio, invece, oltre ai congiunti, è stato possibile incontrare amici e sono stati riaperti vari luoghi pubblici. Inizialmente il governo comunicò che gli italiani avrebbero dovuto passare le vacanze ognuno nelle proprie regioni, ma da ieri, 3 giugno, le barriere tra le regioni sono state abbattute e gli italiani potranno muoversi liberamente in tutto il paese. Le chiusure adottate dall'Italia sono un pochino quelle adottate da tutte: chiusura delle frontiere, limitazione degli spostamenti, che sono usati solo per le persone che devono andare a lavorare oppure per la salute. E poi isolare tutte le persone infettate e sottoporre il tampone alle persone sospette che potrebbero avere il coronavirus, avendo magari alcuni segni come per esempio la febbre e la tosse. Invece la Corea del Sud ha fatto uno screening per tutta la popolazione per combattere questa epidemia, così per sapere se chi era infettato e chi no. Al momento non sono disponibili vaccini che si possono iniettare nell'essere umano contro il coronavirus. La diffusione della pandemia di Covid-19 ha però riportato in cima alla lista delle priorità la necessità di un vaccino anticoronavirus e ad aprile erano più di 70 i vaccini in via di sviluppo in tutto il mondo. Nella lista resa disponibile dall'OMS compaiono vaccini costituiti da virus inattivi, vaccini con vettori virali e così via, ma quello che più ci interessa è il vaccino denominato mRNA-1273 che induce le cellule dell'organismo a esprimere una proteina virale che si spera possa attivare una risposta immunitaria specifica ed efficace contro il virus. Il concetto di immunità di gregge consiste nel fatto che se molte persone si immunizzano sarà meno probabile che il patogeno infetti qualcuno, diminuendo la possibilità che il virus si trasmetta da una persona all'altra, facendo così di mandare in cortocircuito il suo ciclo infettivo e arginare o estinguere l'infezione. Per far sì che questo sia possibile è importante che almeno il 95% della popolazione sviluppi l'immunità. L'immunità si può acquistare in due modi, o tramite l'infezione naturale o tramite il vaccino. Il concetto di immunità di gregge è quindi fondamentale per arginare un'epidemia. Nel caso del coronavirus è sconsigliato però utilizzare l'infezione naturale, perché appunto non si sa molto di questo virus ed è quindi più la strategia più efficace è quella di adottare un vaccino specifico. Al momento però nessun vaccino è disponibile, ma gli sforzi fatti ora sono un investimento per il futuro. Allo stato attuale è ancora difficile prevedere quale strada seguirà l'epidemia. Ormai la diffusione del Covid-19 è arrivata anche in paesi europei e nel resto del mondo ed è evidente che ogni paese deve affrontare questa epidemia in funzione della propria situazione. Eseguendo tutto quello che ci dice lo Stato, questa emergenza potrà finire? Attualmente il numero dei morti a causa di questo virus nel mondo è parecchio alto. Il numero è pari a 406.461 persone decedute. Più nello specifico, in Italia ci troviamo davanti a 34.043 decessi. Chiaramente questi dati sono in continua evoluzione, proprio perché la situazione muta giorno per giorno, ma noi confidiamo in una presta situazione di stallo o quantomeno una diminuzione di contagi e di decessi. Buongiorno! Allora, carina, cosa bisogna fare spesso, dato che ora c'è il coronavirus? Lamiamo le mani. Poi, quando ti viene da tossire, da starnutire, dove bisogna starnutire e tossire? Sul vomito. Brava, brava. E poi cosa si può fare anche? Coccolare animali. E perché? Perché il coronavirus non bacia animali. Bravissima. E quando si ha le mani sporche? Non mettete la bocca, il naso, occhi. Non bisogna toccarsi, giusto? No. Perché? Perché poi passa la bocca, il naso, occhi. Il virus passa dalla bocca. Bocca,
il naso, occhi. Bravissima. E cosa bisogna mangiare? La frutta, la mela, la banana. Perché sono piene di vitamine. Sì, vitamine. E infine? Viene il coronavirus, non fa più paura. Bravissima. Ciao.